il 50% degli studenti italiani non raggiunge e non ha raggiunto le competenze che il sistema scolastico italiano pensava invece avessero raggiunto nel loro percorso di studi. Le prove invalse di quest'anno ci hanno dato un risultato estremamente negativo. Vediamo un po' all'interno delle scuole cosa ne pensano i dirigenti e i direttori amministrativi in questo servizio di Chiara Sparacio. A te, Chiara. Siamo con Cinzia Vaccalebbre, di SGA dell'Istituto Comprensivo di Trezzo sull'Adda ai nostri caduti. Chiediamo a lei un parere su queste prove invalsi. Di SGA, la prova invalsi è uno strumento adatto per misurare il livello di formazione all'interno delle scuole? Buongiorno Chiara. Allora, secondo me, a livello proprio amministrativo, le prove invalsi non sono assolutamente valide per valutare l'apprendimento degli alunni, anche perché non si basano sui programmi realmente affrontati, realmente seguiti dai docenti nelle classi, ma su dei protocolli nazionali. A livello amministrativo sono anche uno spreco di risorse e uno spreco di tempo. E a proposito di tempi, non valutano neanche i tempi del singolo ragazzo, del singolo bambino. Cioè, secondo me, tutta questa macchina delle prove invalsi comporta uno spreco di risorse, uno spreco di tempo che, soprattutto negli ultimi anni, andrebbe incanalato su altri settori. E soprattutto non tiene conto del singolo ragazzo, del singolo bambino. Io parlo a livello amministrativo ma anche a livello didattico, quindi secondo me non sono assolutamente dei test che possono essere considerati test per la valutazione del ragazzo e sono anche, a mio avviso, inutili. Tra l'altro queste piattaforme che ci indicano per proprio queste prove invalsi non funzionano mai bene. Cioè non si connettono, hanno un sovraccarico comunque di utenti e questa cosa limita molto sia il risultato poi delle prove, sia comunque il tempo per le varie prove che gli alunni devono fare prima dei test ufficiali. E quindi secondo me se proprio le scuole devono essere obbligate a fare queste prove, dovrebbero anche essere in grado di farle in un modo ottimale e soprattutto secondo me se proprio si vuole mantenere questo tipo di test, lo Stato non dovrebbe mettere le prove obbligatorie, ma ci dovrebbe essere una discrezionalità delle scuole che possono o non possono aderire a queste prove. Siamo qua con la professoressa Patrizia Santini, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo I Nostri Caduti di Trezzo sull'Adda. Tra l'altro la dirigente è stata anche la più giovane dirigente della Bergamasca del concorso del 2011. Dirigente, il risultato delle prove invalsi rispecchia la formazione dei nostri studenti? Allora, in parte sì, ma non completamente, nel senso alcune competenze che le prove sono andate a valutare ci hanno trovato in pieno equilibrio con quelli che erano i risultati avuti durante l'anno scolastico. Non completamente. Abbiamo comunque lavorato durante quest'anno scolastico non prettamente per la preparazione di queste prove, ma sulla base di tante attitudini e competenze che gli studenti dovevano raggiungere. Quindi alcune di quelle prove le hanno confermate, altre no. Sicuramente diamo il giusto valore che va dato a questo tipo di prova. Ci siamo impegnati anche in questo anno scolastico difficile, con le quarantene, con anche alcune classi terze che nel periodo delle prove erano a casa per una positività all'interno del gruppo classe, le abbiamo recuperate e tutti i nostri alunni hanno effettuato queste prove. Sono per noi delle variabili che i dati che arrivano li studiamo e li valutiamo, ma non ci limitiamo a quello. Sono una parte del percorso che i nostri ragazzi fanno, non corrispondono alla totalità delle loro competenze e dei loro traguardi, questo sicuramente. Ma quindi, dirigente, mi pare di capire che le prove invalsi, così come sono formulate, non vanno a coprire pienamente quello che i ragazzi fanno. Forse andrebbero rifatte, andrebbero rimodulate?
Sì, rimodulate sicuramente per tener conto di un maggior numero di aspetti. La criticità è che, essendo a carattere nazionale, vengono estese a tutto il territorio. In realtà ogni singola realtà scolastica nella sua territorialità riscontra poi una progettualità, un tipo di lavoro, una rimodulazione anche del programma che è proprio della singola scuola, per cui sicuramente questi aspetti poi sfuggono. Questi sono aspetti che poi la scuola ha nel suo percorso valutativo degli alunni e che è giusto che venga equiparato e va a completare il percorso delle prove INVALSI. Le due certificazioni delle competenze che la scuola dà al termine del primo ciclo, quindi della scuola secondaria di primo grado, rispecchia un po' questo: da un lato la competenza degli INVALSI, dall'altro le competenze che noi andiamo a valutare nei nostri ragazzi in sede di scrutinio finale. E lì c'è la totalità di quella che è la preparazione di ogni singolo alunno. Quindi vanno sicuramente gestiti più fattori per avere un quadro che è oggettivo di preparazione dei nostri alunni. Ma quindi, con le competenze già presenti nella scuola italiana, sarebbe possibile ribaltare questo risultato? Sì, ribaltare, più che ribaltare, completare, nel senso che la preparazione che i nostri ragazzi hanno non si limita solo a quegli aspetti che vengono lì valutati. Ce ne sono tanti altri che portano ad avere poi ai ragazzi dei buoni risultati scolastici, per cui sicuramente andrebbero completate.